Le 18.30, buon martedì sera dagli studi di TG 2000. Da oggi entra nel mondo dei ricordi un pezzo della nostra storia. Parliamo della ricetta rosa o rossa, a seconda delle stampe, quella con cui ogni medico prescriveva le medicine. Da oggi la ricetta non c'è più fisicamente, è un file che scrive il medico e che qualunque farmacia in Italia leggerà con un codice a barre. Resta però una speranza per i nostalgici, la vecchia ricetta resiste, ma per un uso particolare. Allora, subito, in diretta dal nostro Silvio Vitelli, da una farmacia romana per un bilancio di questa prima giornata. Ciao Silvio. Eccola, ciao Barbara, la ricetta rossa in mano ce l'ho in questo momento ed è quella che oggi in farmacia non si usa più, sostituita, ce lo spiega il dottore Mario Marchese, dal nuovo promemoria. La ricetta elettronica, detta anche ricetta dematerializzata. Come funziona? Cosa contiene? Contiene, è una stampa che viene fatta su un foglio di carta bianca in cui il medico, diciamo, dà delle informazioni del farmaco che viene prescritto e contiene le indicazioni, i dati del medico prescrittore, i dati del paziente, i dati del farmaco appunto che viene prescritto, che può essere somministrato sia come generico che come originale. Ovviamente questo produce dei vantaggi, per esempio i risparmi sulla stampa e distribuzione dei ricettari, meno possibilità di falsificazione, però ci sono anche magari dei dubbi. E se uno arriva in farmacia e la connessione non funziona? E se uno arriva in farmacia e la connessione non funziona, comunque si può dispensare lo stesso il farmaco perché c'è scritto sopra il nome del medicinale, quindi si può dare e la transazione può essere fatta in differita, in un secondo momento. Quando tornerà la connessione? Vogliamo fare una prova per vedere come funziona? Allora si passa la scansione del... Si passano i codici e compare appunto la schermata con il nome del medico prescrittore, il nome del paziente. Ci sono anche più farmaci in alternativa. Esatto, il brand e anche quelli equivalenti, quindi si può scegliere quale dare al paziente. C'è qualche eccezione, per esempio riguardo gli stupefacenti che ancora restano col vecchio sistema per una questione di timbro e firma. La buona notizia invece riguarda soprattutto chi va in viaggio oppure chi abita ai confini tra due regioni. Certo, perché da oggi è su base nazionale, quindi con una ricetta proveniente dalla regione per esempio Toscana si può andare in qualsiasi altra regione e si può prendere il farmaco rimborsato dal sistema sanitario praticando, pagando il ticket secondo i criteri della regione di provenienza. Come se si acquistasse vicino a casa praticamente. Noi pochi minuti fa abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni clienti, sentiamo cosa ne pensano di questo nuovo sistema. Signora, scusi, posso chiederle se ha usato il nuovo sistema del promemoria? Sì, l'ho usato. Come si è trovata? È stato... Va bene, è la stessa cosa delle altre ricette. Mi sono dovuto adeguare, ho usato la ricetta quella bianca che mi ha dato la dottoressa. Mi sono trovato bene, nessun problema, speravo sempre che andara meglio così. Ritiene un sistema semplice ed efficace? Se funziona, sì. Per il momento funziona? Sì, per il momento funziona, sì, tutto a posto. Io vado tranquillo, vado dal dottore, mi segna tutto normale e mi trovo bene, non ci sono problemi. Sa che in futuro sparirà anche il promemoria? Ah, ecco, e beh, allora, vabbè, quando sarà mi porrò il problema. Come avete sentito, qualcuno è sorpreso dal fatto che scomparirà anche il promemoria, perché che succederà quando non ci sarà più neanche questo promemoria, questo foglietto bianco? Beh, diciamo adesso siamo ancora in una fase transitoria, nella fase finale non ci sarà più il promemoria, il paziente verrà in farmacia semplicemente con la tessera sanitaria e sarà sufficiente, diciamo, passare il codice della tessera sanitaria per avere la prescrizione online, accedere ai dati della prescrizione e quindi dispensare direttamente. Quindi solo tessera sanitaria. Una curiosità velocissima, ma la ricetta bianca, quella col nome del medico dove si prescrive un farmaco che normalmente non è mutuabile, che fine fa? Ma quella rimane sempre, quella è tradizionale, la classica prescrizione soprattutto dei farmaci non concedibili dal sistema sanitario nazionale. Quindi questo nuovo promemoria sostituisce soltanto la vecchia ricetta rossa, che però, come dicevi tu Barbara all'inizio, resta invece ancora valida per esami specifici, diagnostici di laboratorio oppure per visite specialistiche, ma anche lì è pronta una piccola rivoluzione. Ovviamente vi illustreremo anche quando sarà pronto il nuovo sistema, lo stesso che si usa oggi per i farmaci, anche per queste altre prestazioni. A te la linea, Barbara.
Ti ringrazio allora, grazie Silvio e al tuo ospite per queste spiegazioni. Noi rientriamo in studio, ma cambiamo argomento. Torturato a lungo e in maniera sistematica, sarebbe questa la verità sulla morte di Giulio Regeni. Il medico legale egiziano ha rivelato nuovi, tremendi dettagli sulla morte del nostro connazionale. Federico Plotti. Quello che in tanti hanno sempre pensato, quello di cui sin dall'inizio ne è stata certa la Procura di Roma, adesso viene confermato anche da nuove notizie che arrivano direttamente dall'Egitto. Giulio Regeni, il ricercatore italiano trovato morto al Cairo circa un mese fa, è stato ucciso dopo giorni di torture sistematiche da professionisti di questo tipo di pratiche. La rivelazione arriva direttamente da due fonti della procura egiziana, sentite dall'agenzia di stampa Reuters, che a loro volta riportano la testimonianza di Hisham Abdelhamid, il direttore del Dipartimento di Medicina Legale del Cairo, che ha seguito l'autopsia sul corpo di Giulio prima che lasciasse il paese nordafricano. Torture probabilmente perpetrate, dice il medico, durante un interrogatorio durato almeno 5 giorni, inflitte con intervalli di 10-14 ore l'una dall'altra. Chi lo ha sequestrato, poi torturato, alla fine ucciso dunque, era convinto di poter ottenere da lui informazioni importanti, ma quali? Forse notizie legate al mondo dei sindacati indipendenti e dei movimenti di opposizione al regime di Al-Sisi, che Giulio frequentava per studio, ma niente di più. Regeni non era certamente una spia, non conosceva segreti irrivelabili come pare che invece pensasse chi lo ha così barbaramente seviziato. Il Ministero della Giustizia egiziana però smentisce tutto, definendo le notizie diffuse dalla Reuters destituite di qualsiasi fondamento, senza però dare conto sugli sviluppi dell'indagine in corso. Indagine che finora non ha prodotto nulla se non stravaganti ipotesi sulla sua morte. Dall'incidente stradale all'omicidio a sfondo omosessuale, dall'atto criminale alla vendetta da parte di qualcuno, fino all'uccisione per mano di spie dei fratelli musulmani, ammazzato per creare imbarazzo al governo di Al-Sisi. Rientriamo in Italia, parliamo di lavoro. Il mese di gennaio ha segnato il record di assunzioni a tempo indeterminato, ma è aumentata la disoccupazione giovanile. Sono sempre di oggi buone notizie sul fronte delle tasse, dei conti pubblici e dell'economia. Giorgio Schiavoni. Il Jobs Act aiuta gli adulti ma fa poco o nulla per i giovani. Nel mese in cui in Italia si assume il maggior numero di persone a tempo indeterminato da oltre 7 anni a questa parte, infatti, la disoccupazione giovanile torna a crescere. Un apparente controsenso. Con o senza Jobs Act, chi cerca lavoro fra i 15 e i 24 anni ha enormi difficoltà a trovarlo. A pesare soprattutto l'inadeguatezza della formazione scolastico-professionale e la mancanza di raccordo fra mondo dell'istruzione e imprese. La vera sorpresa dei dati sul lavoro rilasciati oggi dall'Istat relativi a gennaio è che le imprese italiane addirittura aumentano le assunzioni a tempo indeterminato nel 2016, anche se gli sgravi fiscali si sono più che dimezzati rispetto all'anno scorso. Il 2015 ha fatto anche segnare un consistente calo della pressione fiscale, tornata al livello più basso dal 2011. Sul fronte delle tasse va molto bene anche la lotta all'evasione fiscale. Equitalia segna il nuovo primato delle riscossioni, 8,2 miliardi di euro. E sempre l'anno scorso l'Agenzia delle Entrate ha fatto il record di recupero di evasione, 14,9 miliardi di euro. Sempre maggiore spazio al contrasto nei confronti di comportamenti illeciti, fondamentalmente frodi, evasione pesante. Sempre maggiore disponibilità ad un confronto e a un dialogo preventivo perché ci sia adempimento spontaneo. Per quanto riguarda le finanze pubbliche, le cose sono andate discretamente l'anno scorso, con un debito che si è stabilizzato, seppure a livelli molto alti, e un deficit sotto controllo, anche grazie alla minore spesa per interessi, dovuta soprattutto ai massicci acquisti di titoli di Stato della Banca Centrale Europea. Due carte che Renzi e Padoan proveranno a giocarsi nella trattativa con l'Europa sulla flessibilità. Infine il PIL. Dopo 3 anni di recessione, la ricchezza creata nel 2015 è aumentata dello 0,8%. E finalmente la spesa delle famiglie e gli investimenti sono tornati a crescere. Due buone notizie per la nostra economia. E allora, abbiamo parlato anche di lavoro. Lavoro che, se non si trova, bisogna inventarselo. È il caso di dirlo per quella che è stata ribattezzata professione codista. Chi cioè fa le file al posto degli altri. Il tutto regolato in futuro, forse, da un contratto collettivo nazionale. Letizia Ravoli.
fanno per lavoro quello che nessuno di noi vorrebbe mai fare. Le code, quelle infinite alle Poste, quelle assurde all'Inps persi tra miriadi di opzioni e codici, quelle allucinanti ad Equitalia, dove all'ansia del luogo decisamente infausto si aggiunge la nevrosi della coda per prendere il numero per fare di nuovo la coda, quella per pagare. O quelle decisamente più ludiche davanti ai botteghini dei teatri per un posto in prima fila, o davanti ad un negozio per l'imperdibile gadget tecnologico appena sbarcato in Italia. Qualcuno ha capito che ci sono persone che pagherebbero oro pur di non farle, ed ecco l'uovo di Colombo, il mestiere del codista. Si chiama proprio così chi si fa la fila al posto di altri, ovviamente non gratis et amore dei, ma secondo un tariffario ben preciso e rigorosamente a norma di legge. 10 euro all'ora, anche di più a seconda dell'impegno, e il 20% va in tasse. Sì, in tasse, perché i codisti non lavorano in nero, ma si sono dotati di un contratto collettivo nazionale e rilasciano regolare ricevuta fiscale. Un colpo di genio in un paese dove, nonostante la tanto sbandierata digitalizzazione, la gente è ancora costretta a combattere ore e ore, 400, dice il Codacons, con la burocrazia più ottusa. Secondo l'Istat, le aziende perdono 260 ore all'anno solo per pagare le imposte, per un costo indipendenti persi tra le file di 31 miliardi di euro. Ma i clienti sono i più disparati, perché tanti sono gli impieghi dei codisti, dalla Posta al CAF, dai referti medici alle pratiche amministrative. Un applauso allora a Giovanni Cafaro, papà di questa nuova professione, master alla Bocconi, direttore marketing di una grande azienda. Dopo il licenziamento per delocalizzazione non si è dato per vinto e si è inventato un nuovo lavoro che possono fare davvero tutti, purché dotati di tantissima pazienza. Veniamo alla questione libica, con l'ipotesi dell'Italia alla guida di una missione internazionale anti-ISIS, un'ipotesi che prefigura possibili guerre e che scatena le opposizioni in Parlamento, posizioni che chiedono a Renzi di riferire alle Camere. Luciano Piscaglia. Sarà l'Italia a guidare la missione internazionale contro l'ISIS in Libia. A confermarlo è stato il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Ash Carter, ma la rivelazione ha suscitato la reazione dei partiti di opposizione, che hanno chiesto a Matteo Renzi di riferire in Parlamento. Secondo il capo del Pentagono, è necessario riportare al più presto il paese nordafricano in un quadro di stabilità e si attende la formazione del nuovo governo libico, cui spetterà il compito di chiedere l'aiuto internazionale. Sarà in quel quadro che l'offerta dell'Italia di assumere il comando delle operazioni sarà sostenuta con forza dagli Stati Uniti, che insieme a Gran Bretagna, Francia ed Egitto avrebbero già forze speciali segretamente all'opera in Libia. L'Italia, che è già impegnata con 400 uomini in zona di guerra nella difesa della diga di Mosul in Iraq, esclude un intervento senza una richiesta esplicita del nuovo governo libico e al di fuori di una risoluzione dell'ONU. Ma le parole del segretario alla difesa statunitense sono state accolte dalla compatta reazione delle opposizioni. Se si prefigura una entrata in guerra dell'Italia, e questa in sintesi la loro richiesta, è necessario che, nel rispetto della Costituzione, il governo riceva dal Parlamento i poteri necessari. Da qui la richiesta di un intervento in aula di Matteo Renzi, che da parte sua si è detto preoccupato per lo stallo in Libia, dove il voto di fiducia al nuovo esecutivo continua ad essere rinviato, mentre l'Italia sarebbe pronta, secondo indiscrezioni, ad una missione militare di supporto con addestratori, consiglieri e forze speciali, aventi il compito di addestrare forze locali e sorvegliare siti sensibili. Intervenire in Libia adesso, e per di più con un ruolo di guida, può implicare dover prevedere di fermarcisi anche abbastanza a lungo. Ed è un teatro complicato, difficile. Le nostre truppe sono stressate perché sono già impegnate su numerosi fronti di missioni internazionali, quindi c'è un aspetto, diciamo, pratico, e poi c'è un aspetto politico da gestire, perché altri paesi stanno già intervenendo, la Francia, l'Egitto, forse anche la Gran Bretagna. Bisognerà trovare un accordo con questi paesi, bisognerà che questi paesi riconoscano il nostro ruolo guida. Intanto al confine fra Grecia e Macedonia il clima si fa incandescente, qui la tensione cresce per via dei migranti che ieri hanno abbattuto il muro costruito sulla frontiera, ma c'è un altro fronte caldo, quello di Calais, dove sono ripresi i lavori di smantellamento della baraccopoli. Aprite il confine, aprite il confine. Anche oggi si è fatto sentire il grido dei 7.000 profughi accalcati lungo la rete di frontiera a Idomeni, tra Grecia e Macedonia.
La rivolta di ieri è un doloroso ricordo, ma la tensione rimane. Da giovedì scorso, infatti, il governo macedone non consente ai profughi iracheni e siriani arrivati in Grecia di passare dal proprio territorio per andare in Nord Europa lungo la cosiddetta rotta balcanica e così li costringe ad aspettare ancora l'addiaccio, anche perché la Grecia non è in grado di garantire un'accoglienza dignitosa. La situazione è veramente febbrile, le condizioni di vita qui sono assolutamente disumane, denuncia Vicky Marcolefa di Medici Senza Frontiere e aggiunge: anche la scorsa notte ci sono state persone che hanno dormito nel fango e senza una tenda. La maggior parte di queste persone arriva dalla Siria e dall'Iraq e molte di loro sono donne e bambini vulnerabili. Anche a Calais, davanti al canale della Manica, oggi non ci sono state scene di guerriglia come ieri, ma la tensione è sempre alta. Poliziotti francesi in assetto antisommossa hanno vigilato sul lavoro di smantellamento dei bulldozer e di operai che continuano a spianare la parte sud del campo, dove circa 7.000 migranti sudanesi, iracheni e siriani erano accampati aspettando di abbracciare il sogno britannico. Il muro d'acqua della Manica è solo una delle barriere lungo le rotte europee dei migranti, una barriera naturale che si aggiunge a quelle che i governi europei hanno innalzato tra Macedonia e Grecia, tra Grecia e Turchia, tra Bulgaria e Turchia, tra Ungheria e Serbia, tra Slovenia e Croazia, tra Austria e Slovenia, tra l'enclave spagnole di Ceuta e Melilla e Marocco, tra Cipro turca e Cipro greca. E poi è in costruzione quella tra Estonia e Russia. Tante barriere che inducono i migranti a trovare altre rotte, tra cui quella verso l'Albania e verso l'Italia passando per il canale di Otranto. In Italia, di nuovo, per uno dei temi più caldi di questi giorni, il dibattito sulla maternità surrogata a infiammare la discussione in queste ore. Una sentenza del Tribunale che a Roma ha dato il via libera a un'adozione incrociata per una coppia di madri con figli. Ma il primo ad aprire le critiche in maniera inaspettata è stato Beppe Grillo. Il nostro Gusto Cantelmi ha intervistato Carla Ruocco, deputata del Movimento 5 Stelle. Sentiamo. La vicenda Vendola scuote la politica. La decisione del compagno del leader di SEL di avere un bambino con il ricorso alla pratica dell'utero in affitto illegale in Italia ma permessa all'estero scatena reazioni e critiche. Ma ad alimentare le polemiche arriva anche la decisione del Tribunale per i minorenni di Roma di riconoscere l'adozione incrociata ad una coppia di donne. Si tratta del primo caso in Italia. Le bambine di 4 e 8 anni sono nate una da una donna e l'altra dalla sua compagna grazie all'inseminazione praticata in Danimarca. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto delle due donne ad adottare la figlia dell'altra facendo riferimento alle cosiddette adozioni in casi particolari. Le bambine avranno lo stesso doppio cognome ma per la legge non saranno sorelle. Decisione questa che arriva nel pieno della bufera che coinvolge Nichi Vendola. Critico anche il ministro della Salute Lorenzini che accusa una scelta aberrante mentre Alfano promette misure che vietino la possibilità di correre all'utero in affitto anche all'estero definendolo reato universale. Anche dalla sinistra, tra silenzi e imbarazzi, piovono critiche nei confronti della scelta di Vendola. È un amico che osa Bersani, ma l'utero in affitto non mi convince. Ma il primo ad aprire le critiche è stato Beppe Grillo, che ha parlato di vite umane a basso prezzo, senza dignità, e se ricorre all'utero in affitto perché è possibile. E Carla Ruocco al nostro microfono aggiunge: infatti penso che prima del mondo della politica debba essere scosso il mondo delle donne, perché questa pratica, soprattutto quando, come spesso, troppo spesso, possiamo dire sempre, avviene, è condotta per scopi economici a fronte di un compenso economico, è una vera e propria mercificazione della donna trattata proprio come un forno, come un serbatoio economico. E questo veramente è triste ed è terribile. È paradossale quando la medicina e la tecnologia e le scoperte della medicina e della tecnologia collaborano per ritornare al più pesante oscurantismo. È terribile questo, è incredibile. Sembra che le scoperte della medicina, che sacrosante, portano quotidianamente l'umanità a fare dei passi avanti, in questo caso purtroppo rischiano di fare scivolare invece, se
male utilizzate, come in questi casi, rischiano invece proprio il contrario. Cambiamo argomento. Stamattina a Santa Marta l'invito di Papa Francesco a perdonare così come fa Dio, cioè dimenticando le colpe altrui. Ma ci sono altre notizie, notizie di giornata dal Vaticano. E allora colleghiamoci con Cristiana Caricato in Piazza San Pietro. Ben trovata, Cristiana. Sì, buonasera da Piazza San Pietro. Nella notte, seconda audizione per il Cardinale Pell di fronte alla Royal Commission, l'istituzione australiana che indaga sui crimini sessuali commessi da sacerdoti negli anni 70 e 80. In video collegamento da Roma il prelato a capo della Segreteria per l'Economia istituita da Francesco e membro del Comitato dei Nove che coadiuva il Pontefice nel governo della Chiesa e nella riforma della Curia, ha rigettato le accuse a suo carico. Pell ha negato di essere a conoscenza dei motivi che mossero l'allora vescovo della diocesi di Ballarat, Monsignor Ronald Melkins, a spostare di parrocchia in parrocchia Gerard Ridesdale, ignorando che il sacerdote fosse un pedofilo seriale. Stringente l'interrogatorio dei commissari che hanno ricordato come George Pell all'epoca ricopriva incarichi in curia che dovevano portarlo a conoscenza di quanto accadeva. Pell ha ipotizzato che il vescovo Malkins volle tenerlo deliberatamente all'oscuro di quanto accadeva per evitare che facesse domande o muovesse obiezioni. Quindi un interrogatorio duro a cui però il cardinale Pell ha risposto in maniera altrettanto netta. Questa sera nuova audizione alle 22. Ma come dicevi, Barbara, questa mattina Papa Francesco ha tenuto la sua abituale omelia nella Cappella Santa Marta durante la celebrazione eucaristica, una riflessione quaresimale, quella del Papa, con una meditazione sul perdono di Dio e sulla capacità anche di perdono degli uomini. Ad ispirare il Pontefice il brano evangelico dove San Pietro chiede a Gesù quante volte bisogna perdonare, ma anche il passo biblico tratto dal profeta Daniele, in cui si racconta la storia del giovane Azzaria che, condannato a morte perché rifiuta di adorare un idolo, chiede misericordia per sé e per il popolo idolatra. Occasione quindi per il Papa per ricordare che il perdono di Dio è così grande che è come se dimenticasse le colpe degli uomini. Per questo è necessario naturalmente tenere il cuore aperto al perdono di Dio, ma anche il cuore aperto per perdonare gli altri. Allora sentiamo la voce del Pontefice e poi la linea può ritornare allo studio. Quando Dio perdona, dimentica. Tutto il contrario a noi, alle chiacchiere. Ma questo ha fatto quella, ha fatto quella. E noi abbiamo di tante persone la storia antica, media, medievale, moderna, e non dimentichiamo. Perché? Perché non abbiamo il cuore misericordioso. Fa con noi secondo la tua clemenza, dice questo giovane Azzaria, secondo la tua grande misericordia. Salvaci. È un appello alla misericordia di Dio perché ci dia il perdono e la salvezza e dimentichi i nostri peccati. Nel nostro TG Post oggi Maurizio Dischino ci porta in Sud Sudan per raccontarvi la storia di un missionario piemontese che attraverso progetti di formazione rivolti ai giovani sta cercando con l'aiuto di altri volontari di far rinascere il paese africano. Allora ne vediamo subito una piccola anticipazione, vi auguro un buon proseguimento di serata con TV 2000.